32, Emanuele Colli. 14, Matteo Colli. 24, Giulio Venturi. 22, Samuele Mandelli. 12, Davide Tassinari. 16, Michael Caroli. 19, David Ceso Cucic. 21, Mattia Minoccheri. 20, Andrea Dall'Aglio. 11, Daniele Rossi. 17, Fabrizio Tassinari. Allenatore, Domenico Tassinari. Abramo Giocaiano. Il capitano, numero 17, Nico Ballini. Numero 77, Edoardo Pierabotti. Numero 8, Dandi Dei. Numero 7, Marco De Stefano. Numero 5, Andrea Di Marcello. Numero 1, Pierluigi Di Marcello. 73, Filippo Maggi. 22, Carlo Mannoli. 13, Luca Maraldi. Numero 3, Edoardo Morini. Numero 24, Alessio Mantoni. Numero 16, Matteo Vinci. Numero 9, Petras Raubenas. Numero 25, Simone Benelli. Allenatore, Roberto Orlacco. Buon divertimento e forza d'altra. Amici sportivi alla visione e all'ascolto, buonasera dall'Extraforum di Prato. Il campionato, il massimo campionato di pallamano è giunto alla seconda giornata della pool playoff girone B e questa sera si affrontano l'Ambra Poggio Caiano, padrona di casa in maglia verde con bande bianche, e Romagna Handball in maglia gialla con risvolti neri. Dopo il primo turno e la disputa della regular season, in classifica della Pool B comanda il Carpi con 12 punti davanti all'Ambra Poggio Caiano con 9, Teramo 3 punti, quindi ultimo delle 4 squadre che partecipano a questo mini torneo, proprio Romagna Handball a quota 0 punti. Ed è Romagna il primo tentativo in attacco, ma è Pierluigi Di Martello a parare la conclusione. La replica pronta di Maraldi con palla intercettata dal portiere del Romagna Tassinari, e il primo gol della serata è del Romagna Handball Imola, che segna con Ceroni. 1-0 dunque dopo poco più di un minuto di gioco nel corso di questo match arbitrato dai signori Pietraforte e Zappaterreno. Veniamo alle formazioni con il Romagna Handball che si schiera con il numero 12 Davide Tassinari in porta, la sua riserva è il numero 22 Samuele Mandelli. I giocatori sono il 6 Bulzamini, il 9 Ceron, il 32 Emanuele Folli, il 14 Matteo Folli, il 24 Venturi, il 16 Caroli, il 19 Ceso Vukojcic, il 21 Minoccheri, il 20 Dall'Aglio, il numero 11 Rossi e il numero 17 Fabrizio Tassinari. Abbiamo visto ancora in Romagna in gol, break subito con Dall'Aglio e 2-0 in favore della formazione ospite allenata da Domenico Tassinari. E veniamo alla formazione dell'Ambra che si schiera con in porta il numero 1 Pierluigi Di Marcello, la sua riserva è il numero 16 Matteo Trinci. I giocatori sono il 17 Mirko Ballini, capitano della squadra, il 77 Edoardo Chiaramonti, numero 8 Gianni Dei, il 7 Marco De Stefano, il 5 Andrea Di Marcello. Ma seguiamo l'azione che porta Maraldi al primo gol della serata per l'Ambra. Dunque 2-1 il punteggio per gli ospiti,
al terzo minuto di gioco, ma proseguiamo con le formazioni. Completano quella dell'Ambra il numero 73 Filippo Faggi, il 22 Carlo Mannori, il 13 Luca Maraldi, il numero 3 Edoardo Morini, il 24 Alessio Naldoni, il numero 9 Petras Raupenas e il numero 25 Simone Benelli, a disposizione ovviamente dell'allenatore Roberto Morlacco. Palla persa in attacco per un'infrazione da parte del Romagna e dunque l'Ambra ha la possibilità di riportarsi sul pareggio. Obiettivo vittoria per la formazione Poggio Caiano per consolidare almeno la seconda posizione in vista del confronto diretto, il primo dei due ancora da affrontare in questa pool playoff con la capolista Carpi. Prossimo incontro ancora qui all'Extraforum sabato prossimo 22 marzo. Persa malamente la palla in avanti dall'Ambra, il gol segnato ancora da Dall'Aglio per il 3-1 a favore del Romagna, che parte dunque molto bene questa sera. Romagna che d'altro canto non ha molte chance, deve vincere per entrare nel lotto delle squadre che possono aspirare alla qualificazione per le semifinali playoff destinata alle prime dei tre gironi di questa pool e alla migliore seconda. Faggi e Maraldi scambiano con Raupenas, quindi Dei, ancora Maraldi, Raupenas, Maraldi, tenta la conclusione Murato, può ripartire Romagna, rapidamente in contropiede con Venturi e c'è la rete del 4-1. Morlacco non può che chiedere il time out dopo 4 minuti esatti di gioco con il vantaggio della squadra ospite. Sì, ho visto un po' in lo streaming da casa. Si è fatto male lo spagnolo, però. Fatto male, forse crociata addirittura. E dunque minuto di sospensione richiesto e utilizzato dall'Ambra dopo questa falsa partenza. Tre gol da recuperare subito in apertura per la squadra in maglia verde, adesso un attacco padrona di casa, oggi buon pubblico a sostenere la squadra di Morlacco, del pubblico composto dai giovanissimi del vivaio della squadra di Poggio Caiano. Raupenas, Maraldi, lo scambio fra i due, segna Raupenas, primo gol per lui stasera, Ambra 2 Romagna 4. Poi attenzione, c'è Raupenas che va a contatto con un avversario, viene ammonito da Pietraforte, uno dei due arbitri di questa sera, dopo un contatto con un avversario è venuto in qualche modo a discussione, Raupenas è stato redarguito dagli arbitri con il cartellino giallo. 2 Ambra, 4 Romagna, dopo 5 minuti di gioco all'Extraforum di Prato si sta giocando la seconda giornata della Pool Playoff B, seconda fase del massimo campionato, la prima partita che trasmettiamo di questa seconda fase. Ricordiamo, determinata la composizione di questo girone dalla regular season, si sono qualificate con tanto di bonus rispetto alla posizione guadagnata le prime quattro classificate al termine della regular season del girone B, quindi Carpi, Ambra, Teramo e Romagna nell'ordine. Romagna ancora in attacco sfruttando questa possibilità, ancora un errore da parte dell'Ambra. Questa sera si gioca anche il confronto fra Carpi e Teramo. Nella prima giornata vittoria netta dell'Ambra a Teramo, altrettanto netto successo da parte del Carpi sul campo della Romagna a Imola. Dunque linea tratteggiata di 9 metri per la ripresa del gioco affidata all'Ambra, che ha ancora due gol da recuperare sugli ospiti.
De Stefano, bella azione, il gol. Accorcia ulteriormente l'Ambra, 3-4 al settimo minuto di gioco. Rossi scambia con Ceso, fallo su di lui, 9 metri a favore di Romagna, c'è la munizione anche per Maraldi, si è presentato in campo con una vistosa fasciatura a mano sinistra, qualche problema in settimana per lui. Che non gli impedisce ovviamente di essere in campo. Murato Ceso, palla all'Ambra, Ropenas. E gli arbitri invece comandano la ripresa dall'angolo per il Romagna. Di Marcello non si era accorto della segnalazione degli arbitri e dunque palla che resta a Romagna. L'azione era stata a parte di un giocatore del muro difensivo dell'Ambra e attenzione perché Romagna segna con il numero 9 Ceroni. Secondo gol per lui e dunque ancora sul più 2 Nimola, 5-3 proprio a favore all'ottavo minuto di gioco. Dei intercettato prima del tiro fallosamente, c'è palla a disposizione dell'Ambra sulla linea dei 9 metri. Ropenas carica il tiro e segna. Nulla da fare per Tassinari. Secondo gol del match anche per Ropenas, mentre c'è subito un cambio in porta per Limola che ha a disposizione tre portieri e al posto di Tassinari entra il numero 16 Caroli. Romagna 5 che attacca, Ambra che difende 4, gol da recuperare per la squadra di Morlacco. Ceso fermato da Faggi in maniera fallosa, 9 metri a favore del Romagna con Rossi, palleggio, Ceso. C'è la parata di Di Marcello. E sulla pronta replica Ropenas segna il gol del pareggio. 5-5. Siamo al decimo minuto di gioco. Si riporta in parità dunque l'Ambra, ricomincia questo match iniziato in sordina da parte della squadra padrona di casa contro un avversario che in campionato si è rivelato nettamente inferiore, sconfitto in campionato durante la regular season, ovviamente è stato sconfitto sia a Imola che a Prato. Maraldi, dopo che l'Ambra ha recuperato un altro buon pallone in difesa, Maraldi, Ropenas, scambiano i due, ancora Ropenas per Faggi, Ropenas deviazione, c'è corner per l'Ambra. La rimessa in gioco da parte di Dei per Maraldi, Faggi, Maraldi, Ropenas, ancora Dei, fischio e c'è il giallo per Venturi. Una trattenuta vista dagli arbitri, sanzionata con quindi il tiro franco dai 9 metri. C'è passivo, l'Ambra deve andare al tiro, Faggi lo fa. Trova il muro della difesa avversaria e guadagna comunque un corner.
si riprenderà ancora sul passivo, deve andare al tiro immediatamente, ancora Faggi che sbaglia tutto. Labra non trova il gol del primo vantaggio in questo match. Può ripartire dunque Romagna e con Venturi segna la rete del nuovo vantaggio invece per gli ospiti, 6-5 al dodicesimo. Labra non riesce a passare in vantaggio in questo match, sempre costretta a rincorrere fino adesso. Ballini intanto è entrato in campo in sostituzione di Faggi e va lui proprio a manovrare. Raupenas fermato fallosamente da due avversari, c'è giallo per Ceroni. Ballini, Andrea Di Marcello, Maraldi e la rete di Raupenas, parità ancora. Quarto gol per Raupenas, 6-6 il punteggio al tredicesimo. Pallone da recuperare ora per Labra per poter provare nuovamente a trovare il primo vantaggio in questo match, che si sta dimostrando fino a questo momento più complicato del previsto per Morlacco. Sbaglia tutto Venturi, agevole il compito la formazione Poggio a Caiano che può ripartire con Di Marcello da questi affaggi, poi Maraldi avanza a grande falcate, Maraldi serve Faggi, percussione, sbaglia tutto ma c'è fallo da rigore su di lui per difesa in area di Ceso. Tiro dai 7 metri dunque il primo del match a favore dell'Ambra, si incarica Maraldi della conclusione di fronte a lui Caroli, possibilità per il primo vantaggio Ambra. E Maraldi segna, primo vantaggio Ambra, arriva al 14° minuto, 7-6. Folli per Venturi, Bulzamini dentro per Dall'Aglio che colpisce in testa Di Marcello e segna, parità 7-7. E terzo gol per Dall'Aglio, miglior marcatore del Romagna, nell'Ambra invece migliore marcatore ovviamente Raupenas con 4 reti finora. C'è una difesa in area anche stavolta, segna Andrea Di Marcello ma non c'è vantaggio, gli arbitri non ravvisano nemmeno il fallo da rigore, ravvisano 9 metri soltanto per l'Ambra. Di Marcello strattonato, Raupenas si tira, Caroli respinge deviando sul fondo e palla che torna a Romagna, occasione sfumata per l'Ambra, permane il 7-7 con Romagna adesso in attacco quando siamo tra pochi istanti alla metà esatta del primo tempo. Buzzamini carica il tiro, para Di Marcello, palla che torna all'Ambra esattamente al 15°. Maraldi, Faggi, Maraldi, Raupenas, il destro e la rete sotto le gambe di Caroli. Nuovo vantaggio per l'Ambra, 8-7. 16° minuto di gioco e la quinta rete per il lituano, il bomber lituano dell'Ambra. Romagna che manovra con Bulzamini, Venturi, Folli. Dall'Aglio la parata di Marcello, poi prosegue l'azione iniziata da Faggi con la palla che arriva a Dei e il fallo commesso da Rossi su di lui, nuovo giallo. La palla però resta a Romagna
gli arbitri evidentemente hanno sanzionato un intervento di Rossi su cui avevano concesso il vantaggio, poi Dei è andato al tiro, ha sbagliato, quindi cartellino giallo. Stasera Zappaterino e Pietraforte sono per i gialli, finora nessun due minuti. Anche questi metri di valutazione cambiano da partita a partita. Venturi, la parata di Marcello. 8 Ambra, 7 Romagna, 17esimo del primo tempo. Ambra che può attaccare per ottenere per la prima volta il doppio vantaggio nel corso di questo match. Raupenas, Faggi Raupenas dentro per Chiaramonti che è in pivot in sostituzione di Andrea Di Marcello, che è andato a tirare il fiato in panchina insieme a Maraldi. Guadagna un 9 metri, già battuto Raupenas, Faggi, Ballini. Faggi carica al destro, colpisce il palo e la palla poi termina sul fondo per la rimessa di Caroli. Attenzione, schierata male la difesa dell'Ambra che recupera. C'è però la richiesta di time out da parte della panchina del Romagna. Si va al minuto di sospensione con l'Ambra in vantaggio 8-7. Riprende il gioco praticamente dal centro del campo dove era stato fermato per il time out chiesto dal tecnico del Romagna Handball Imola, Domenico Tassinari. Venturi carica il tiro ma trova un Di Marcello scatenato, ferma anche il numero 20 Dall'Aglio che poi si va a beccare due minuti per un fallo commesso su Faggi. E c'è la prima superiorità numerica del match a favore dell'Ambra e in assoluto, con l'Ambra in vantaggio 8-7 al 18esimo del primo tempo. Dunque due minuti da poter sfruttare per allungare. Vediamo se l'Ambra sarà in grado di approfittare del momento. Raupenas, Faggi, De Stefano. Il gol non è valido per invasione d'area. Punteggio che non cambia, 8-7 per l'Ambra. Spreca l'occasione con l'uomo in più. Ovviamente ora Romagna non ha fretta. Si porta lentamente in attacco. Folli dentro per Caroli che va a segnare con l'uomo in meno. Pareggia Romagna e Faggi viene anche ammonito. Il gol, scusate, di Ceroni, terzo gol per lui. 8-8. E l'Ambra invece di approfittare dell'uomo in più subisce gol. 19esimo del primo tempo. Non è una grande Ambra quella di stasera, almeno fino a questo momento. Faggi, De Stefano, Faggi, Maraldi. Faggi per De Stefano, la conclusione sul portiere. Caroli chiude bene e può andare alla rimessa in gioco. Troppa fretta per l'Ambra che non sembra davvero essere con l'uomo in più. Mollacco fra l'altro ha richiamato Raupenas in panchina. Raupenas ovviamente doveroso di un po' di recupero.
Bonaventure va a trovarsi spazio e a segnare ancora con l'uomo in meno. Romagna in gol e di nuovo in vantaggio, 8-9 al ventesimo. Un'ambra molto opaca quella vista finora qui all'Extraforum. La parata di Caroli che si esalta, rientra poi dall'Aglio che ha scontato due minuti, e dall'altra parte si esalta anche Di Marcello che nega un gol fatto agli avversari. Romagna che comunque manterrà il possesso palla, 9-8 il punteggio a favore degli ospiti. Ora squadre tornate parità numerica, l'Ambra ha subito due gol con l'uomo in più e ne subisce ancora un altro con Venturi scatenato in questa fase, terzo gol per lui, e sul doppio vantaggio ci ritorna invece Romagna al ventunesimo, 10-8. Vediamo se l'Ambra sarà capace di risollevarsi prima dell'intervallo. No, per il momento non ci siamo, lo dimostra questa azione offensiva malamente conclusa. Romagna sta vendendo cara la pelle, dato canto all'ultima chance per rimettersi in corsa per un obiettivo. Sta giocando la partita dell'anno. E ancora Bulzamini fuori Di Marcello. E si ritorna quasi al punto di partenza di questo match con Romagna in vantaggio di 3 gol, 11-8. Così come era stato anche nei primi 10 minuti di gioco, dove la squadra ospite è arrivata ad avere il vantaggio massimo di più 3. Ventiduesimo, Maraldi per De Stefano, adesso segna De Stefano. Secondo gol per l'ala destra dell'Ambra, 9 Ambra, 11 Romagna il punteggio. E ancora con troppa facilità però Romagna va in gol con Rossi. Di nuovo più 3 per Romagna, 12-9. Capitano Ballini richiama i suoi all'ordine in campo. Chiaramonti, Raupenas, Maraldi, Raupenas. Ancora per Maraldi, palla dentro, Chiaramonti è strattonato, ma gli arbitri non ravvisano niente. Può ripartire Romagna velocemente e centralmente Ceroni va a sfondare, a segnare e a far prendere due minuti a Ballini, e time out chiesto nuovamente da Morlacco, inevitabile sul 13-9 per il Romagna.
Riprende la partita per gli ultimi 7 minuti del primo tempo. L'Ambra, ricordiamo, in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Ballini. E ancora un errore in attacco che consente a Romagna di portarsi in avanti, e buon per l'Ambra che Bulzamini sbaglia. 4 gol da recuperare per la squadra in attacco, padrone di casa dell'Ambra. Maraldi, il gol. Terzo centro personale per Maraldi, 10 Ambra, 13 Romagna. Adesso a segnare con l'uomo in meno è l'Ambra. Ricordiamo poco fa Romagna che invece ha segnato ben 2 reti con l'uomo in meno all'Ambra. Folli trova spazio incredibilmente al centro, si lamentano di un fallo i giocatori dell'Ambra. Romagna torna sul più 4, 14-10 al 25esimo. C'è marcatura uomo su Ropenas. Finiti 2 minuti, torna Ballini. Parità numerica dunque, Roperas, Maraldi carica a destro, para Caroli e poi con l'aiuto del palo torna in possesso della palla. Romagna adesso ha la possibilità di andare addirittura su più 5. Venturi, Rossi, Folli, Venturi, Bulzamini. Carica al destro e segna, più 5, nuovo massimo vantaggio per gli ospiti che conducono 15-10 quando mancano 4 minuti e 20 secondi al termine della prima frazione. Monaco provvede anche alla sostituzione del portiere, esce Di Marcello, entra Trinci. Maraldi, Ballini. Ropenas, ora Maraldi per Ballini, non trova spazio l'Ambra. Maraldi per Andrea Di Marcello, non c'è rigore, para Caroli, si lamenta il pivot dell'Ambra ma si continua a giocare. Palo, e in questo caso la buona sorte viene in soccorso dell'Ambra sulla conclusione di Ceroni, poteva portare Romagna sul più 6, dall'altra parte sbaglia tutto Maraldi. Poi parte in seconda fase Romagna, Trinci fa un miracolo su Ceroni. Intanto c'è Bulzamini contuso nella Romagna, gli arbitri sospendono il gioco. Thank you.
ripreso il gioco, nessun problema per Buzzamini, che era rimasto contuso dopo l'azione d'attacco dell'Ambra. Si è rialzato, ha ripreso il proprio posto regolarmente. Dunque Ambra ora tenta di sfondare ancora con Ballini e subisce fallo. 9 metri ancora per l'Ambra quando mancano 2 minuti e mezzo all'intervallo. Ballini andrà sicuramente sotto all'intervallo. L'Ambra che ora colpisce un palo con Chiaramonti in azione d'ala. Un'Ambra molto opaca fino a questo momento. 2 minuti e spiccioli all'intervallo con Romagna in attacco. Romagna che conduce con 5 gol di vantaggio. Direi sicuramente a sorpresa in questo confronto. Paratrinch, ma la palla resta a Romagna perché non c'è stato nessun giocatore dell'Ambra pronto a raccogliere il pallone sulla respinta del proprio portiere. Quindi Bulzamini ora per Romagna, e ora è pronto invece Ropenas a soffiare questo pallone, poi a far partire Ballini che ha campo aperto e segna. Bravo Ballini. Undici Ambra, 15 Romagna, a un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo. Torna in campo anche Vucojcic. Vucojcic acceso, il numero 19, adesso in palleggio poi Venturi, quindi Folli. Dentro per Ceroni che non si sa come arpiona questo pallone e lo mette alle spalle di Trinci. 16 Romagna, 11 Ambra, 45 secondi dalla sirena, la prima sirena, quella che manderà le squadre a riposo, e l'Ambra ne ha necessità di riposarsi e di rinfrescarsi le idee durante l'intervallo. Ballini colpisce la traversa, ma stavolta c'è fallo da rigore su di lui commesso da Rossi. Si è fermato? Vai. E Chiaramonti che va alla battuta dalle 7 metri e segna Chiaramonti. Primo gol per lui stasera, 2 su 2 per i rigori fino a questo momento. L'altro aveva segnato Maraldi. Finisce il primo tempo, Ambra sotto 12 a 16 con il Romagna. Ci sentiamo per la ripresa. Inizia il secondo tempo all'Estraforum di Prato della partita valida per la seconda giornata della pool playoff girone B fra l'Ambra Poggio Caiano, padrona di casa, adesso in possesso palla in maglia verde, e la Romagna Handball in maglia gialla. Primo tempo è andato in maniera differente da come sta iniziando questa ripresa, con la rete segnata subito da Ropenas. Infatti il Romagna è andato al riposo in vantaggio clamorosamente per 16-12. Adesso subito il gol dell'Ambra che accorcia 13-16. Un'Ambra che deve sicuramente cercare il tutto per tutto per recuperare, ma adesso subisce gol da acceso e dunque Romagna ristabilisce le 4 lunghezze di divario di partenza in questa ripresa. E un'Ambra che ha l'obbligo di vittoria per tentare di recuperare il primo posto. Sabato prossimo giocherà con il Carpi, dal quale è distanziata di 3 lunghezze. Un'Ambra che però ha iniziato male questa partita, è iniziato subito malissimo, sotto 4-1 già al quarto minuto di gioco e poi proseguita peggio dopo un momentaneo recupero. Finale è stato tutto di marca ospite.
Curerò Penas, para Caroli, para ancora Caroli su De Stefano. Permane il 17-13 per i Romagna dopo due minuti di gioco della ripresa. Pallone intercettato, lo recupera Trinci, può ripartire adesso Lambra velocemente con De Stefano. La sfera è per Dei che la controlla e la spedisce alle spalle di Caroli. Bravo Dei. Ambra 14, Romagna 17 in classifica dopo la prima giornata ai bonus. Comanda Carpi con 12 punti davanti a Ambra 9, 3 punti per il Teramo. Ancora 4-0 Romagna Handball che oggi deve giocare il tutto per tutto per rientrare nella corsa alla conquista delle prime due posizioni che determinano la qualificazione diretta nel caso del primo posto e come migliore seconda nel caso del secondo posto per le semifinali playoff. Perde malamente questo pallone Lambra. Può ripartire rapidamente in contropiede Romagna con Dall'Aglio e Dall'Aglio sbaglia, ma c'è stato un fallo di Chiaramonti, due minuti, poi il vantaggio, Dall'Aglio sbaglia, Chiaramonti va fuori per una spinta all'avversario, lascia la propria squadra in uomo in meno. Quindi Ambra in inferiorità per i prossimi due minuti. Ambra che ha recuperato un gol, adesso ne ha tre da rimontare ancora a Imola, 14-17. Ropenas, gran gol del lituano, miglior marcatore di partita finora con 7 gol, volume in meno, l'Ambra segna 15-17, torna a meno 2. Ambra che deve riscattare assolutamente l'opaco primo tempo. Dall'Aglio ancora sbaglia, altro pallone per l'Ambra con l'uomo in meno da giocare in attacco. Maraldi per De Stefano, Andrea Di Marcello, De Stefano scambiano ancora Maraldi, Rao Perez, Dei, Andrea Di Marcello, la combinazione. Ropenas intercetta Dall'Aglio, prevedibile questa azione dell'Ambra. E para Trinci, bravo Trinci. Dall'Aglio però si è mangiato tre gol consecutivi. La palla resta a Romagna, 15-17, punteggio all'Extraforum di Prato. Quinto minuto della ripresa. C'è un piede, è quello di Faggi. Fischiano gli arbitri. Pietra forte, zappa terreno. La palla è per il Romagna. È già provveduto la battuta dei 9 metri. Fischio ancora da parte dei direttori di gara. 9 metri. Di nuovo assegnati alla Romagna, Folli, Ceso, Venturi, Folli ancora, Ceso, sottomano fuori misura, ancora un'opportunità per la formazione allenata da Roberto Morlacco. Maraldi di prepotenza, c'è fallo su di lui e due minuti per Bulzamini. Con il Romagna che era appena ritornato in parità numerica e adesso di nuovo con l'uomo in meno per Bulzamini il secondo due minuti in questa partita, rischio dunque espulsione definitiva. Ballini, Maraldi, Raupenas, Dei, Raupenas in solitaria, Raupenas viene strattonato, guadagna i 9 metri dopo il fischio degli arbitri. Ancora Raupenas, lo ferma fallosamente Venturi, 9 metri di nuovo per l'Ambra. La palla per Dei che viene spintonato, ma gli arbitri non fischiano. La palla è per il Romagna dopo la parata di Caroli. Venturi, Romagna con l'uomo in meno.
ricordiamo. Settimo minuto della ripresa, due gol da recuperare per l'Ambra. C'è passivo, deve andare a tiro Romagna. Ceso fermato falosamente, 9 metri per Romagna, che deve andare al tiro subito, e lo fa con Ceso e segna. Attenzione agli arbitri che interrompono il gioco, è finito a terra un giocatore di Romagna, si tratta di Matteo Folli. No, e l'avevano fischiato per due asciugare. Tutti abbiamo inventato, le foglie si ripiegano per mettere le bollette del letto, per mettere la luce. Forse è vero. Riprende il gioco. Con l'Ambra in attacco, De Stefano segna. All'ottavo minuto, Ambra 16, Romagna 18. Ceso, ancora un gol per lui, è il secondo consecutivo. Ancora più tre Romagna, 19-16. Ora naturalmente squadre perfetta parità di effettivi. Fallo su Ropenas, non era stato servito un granché da Maraldi. C'è 9 metri dunque per l'Ambra. Andrea Di Marcello per Dei. Ecco Dei che ha spazio e segna Dei. Sale l'incitamento del pubblico di casa, composto qui all'Extraforum prevalentemente dai ragazzi del vivaio dell'Ambra. Nono minuto della ripresa. Romagna che attacca 19, Ambra 17, due gol da recuperare per i poggesi, che partivano con il ruolo dei favoriti in questo match e poi invece così non è stato assolutamente, costretti fin dal primo minuto a rincorrere l'avversario e trova un altro gol Matteo Falli con troppa facilità. 20-17 Romagna, nono minuto della ripresa. Maraldi intercetta la difesa del Romagna, ma gli arbitri intravedono un fallo e fischiano la punizione a favore dell'Ambra. Ballini, ancora 9 metri per l'Ambra. Andrea Di Marcello, Ropenas, due minuti per distanza non rispettata da parte di Rossi, ancora una superiorità numerica per l'Ambra. Due minuti per Rossi che lascia il campo. E 9 metri da ripetere per l'Ambra con Andrea Di Marcello. Ballini, Ropenas. Maraldi trova spazio, para Caroli. Romagna 20, Ambra 17, decimo minuto esatto nella ripresa. Venturi para Trinci e c'è rimessa per l'Ambra dall'area. Ecco qua, Trinci per Ropenas che deve accelerare. Ropenas, Maraldi,
Raupenas, azione solitaria del lituano para Karolyk in serata stratosferica. Poi Andrea Di Marcello non riesce nel tap-in. Ceso segna. Quarto gol per lui, che riporta il Romagna sul più 4, 17-21. Tutto ciò all'undicesimo. Ballini per Raupenas, la ripresa del gioco dopo l'asciugatura del campo. Raupenas continua a essere un'ambra poco brillante, segna Andrea Di Marcello che chiede e riceve due minuti per Cerone. E primo gol per Andrea Di Marcello questa sera, c'è di nuovo un uomo in meno per Romagna che adesso gioca in 5 contro 7. Romagna però tiene il pallone lontano dalla propria area. Molto saggiamente recupera intanto Rossi, quindi solo un uomo in meno adesso. Romagna, c'è stata la parata di Trinci, recupero dunque della sfera da parte dell'Ambra che adesso tre gol da recuperare. Maraldi, fallo su di lui, 9 metri Ambra, deve affrettare un po' i tempi l'Ambra, siamo già al 12° della ripresa. Maraldi, Ballini a spazio, poi lo ferma Manuele Folli, malamente perso un altro pallone da parte della squadra di Poggio a Caiano. Ceso, fermato fallosamente. Venturi, Ceso. Ceso ancora, c'è passivo, Romagna deve andare a tiro, lo fa con Buzzamini, male, intercetta Trinci, anzi prima di lui De Stefano. Ambra l'uomo in più, Raupenas sbaglia il controllo, gli arbitri non sanzionano l'intervento, si continua dunque a giocare. Chiede di rallentare il gioco, Raupenas ora torna con tutti gli effettivi Romagna, non ha saputo sfruttare per nulla questo momento favorevole l'Ambra. Ballini per De Stefano. Raupenas, marcata uomo da Rossi. Maraldi, Raupenas cerca spazio per andare al tiro, lo ferma fallosamente Ceroni. E poi un altro pallone gettato all'Ortiche. 21 Romagna, 18 Ambra, al 14° della ripresa. Sono sempre 3 i gol da recuperare per la squadra di Morlacco. Ceso, Venturi, buca Trinci, più 4 di nuovo Romagna. ...18-22... Maraldi, Faggi, De Stefano,
Maraldi, Faggi, palo, poi recupera Faggi e poi commette sfondamento, il gol non è valido, c'è invece la ripresa di gioco a favore del Romagna. Dunque Romagna che può tornare in avanti con Venturi, scambio con il centrale Ceso, da questi Abuzzamini per Venturi, Ceso, Venturi spara alto stavolta, Di Marcello intanto è tornato a difendere la porta dell'Ambra, naturalmente Pierluigi, suo fratello Andrea il pivot con la maglia numero 5 nell'Ambra. Malini per Faggi, non trova sbocco il gioco dell'Ambra, prevedibile, scontato e lento. Maraldi subisce fallo. Murato Ballini, poi sul tap-in Paracaroli in serata di grazia. Diciassettesimo della ripresa. Sbaglia adesso Romagna in attacco. Maraldi e Faggi scambiano. Poi Dei che segna pur subendo fallo. Meno 3, Ambra 19, Romagna 22 al 17° della ripresa. Romagna ora cerca anche di amministrare il match, va al tiro con Ceso, para Di Marcello, recupera la sfera Maraldi. Si esalta Di Marcello, chiede il supporto del pubblico che arriva e Dei colpisce il palo, però chiede il fallo da rigore Dei, gli arbitri non lo hanno concesso, siamo già dall'altra parte dove Di Marcello stoppa l'incursione dall'ala di Rossi, la palla resta però a Romagna. Folli, Ceso, Venturi, c'è sfondamento, sfondamento da parte di Venturi, palla all'Ambra, Di Marcello per Maraldi, Dei, Maraldi, Ballini, Faggi, non c'è Rao Penas che è andato un po' a riposare in panchina, torna adesso al posto di Faggi. 19° della ripresa, Ambra sotto di 3 gol. Ballini per De Stefano dall'ala, invasione d'area. Fischiano gli arbitri che consegnano il pallone alla Romagna. Tanti troppi errori questa sera per l'Ambra.
Romagna palleggio ora con Folli per Ceso. Folli, pallone recuperato da De Stefano, c'è anche il fischio degli arbitri che consegnano comunque la palla all'Ambra e Chiaramonti sbaglia, o meglio è bravo Caroli che questa sera ha preso veramente tutto il possibile ma anche qualcosa dell'impossibile. Ancora lo scambio per Chiaramonti che sceglie il pallonetto e segna. Ha cambiato strategia Chiaramonti e questo ha pagato, torna a meno 2 l'Ambra, 20 a 22 al ventesimo. Piccolo barlume di speranza che si riaccende a poco più di 10 minuti dal termine, 10 minuti e 15 secondi esattamente dalla conclusione. Romagna, Folli, ogni pallone è determinante, Folli sbaglia colpendo il palo e dunque occasione per il meno 1 per l'Ambra che non può sbagliare. Chiedono un fallo ai giocatori di Romagna ma non c'è infrazione nel palleggio di Raupenas. Dei, Maraldi, Raupenas, Maraldi, gol! Gol di Maraldi, torna a meno 1 l'Ambra al 21esimo, 21-22. E ora si riapre sì la partita, ravvisa momento di difficoltà Domenico Tassinari che chiama il time out per la propria squadra. Il gioco può riprendere dopo il minuto di sospensione chiesto da Romagna che ha subito il break dell'Ambra rigenerata negli ultimi due minuti e riportatesi un solo gol di ritardo della squadra ospite che butta via un altro pallone e ora c'è l'occasione per il pari per l'Ambra. Maraldi, pari quasi sperato fino a pochi minuti fa. Pallone da giocare al meglio, Ballini, Maraldi, Raupenas, Dei dall'ala, para Caroli. Peccato, poteva riaprirsi il match. E adesso invece Romagna avere la possibilità di tornare sul più 2, Ceso, Venturi. Ceso, time out, ha fatto bene Romagna evidentemente, ha interrotto il momento positivo dell'Ambra. Venturi, Ceso, fallo su di lui, 9 metri per il Romagna. C'è passivo, Romagna deve andare al tiro, nel frattempo c'è un fallo su Venturi, dunque 9 metri, deve andare al tiro Romagna e lo fa con Ceso, è sempre sul filo del passivo, Ceso segna e lo ha fatto come prima aiutandosi con il palo e di nuovo più 2 per i Romagna, 23 a 21.
23esimo, c'è rigore per l'Ambra, difesa in area da parte di un giocatore in maglia gialla sulla linea dei 7 metri, Maraldi. Che sbaglia. Colpisce la parte superiore della traversa. Con la palla si perde fuori. Rossi scambia con Venturi. Ancora Venturi per Rossi. Fallo di Andrea Di Marcello che si va a beccare anche a 2 minuti, lasciando l'Ambra con l'uomo in meno nei prossimi appunto 120 secondi di gioco, una fase decisiva di questo match. 24esimo, l'Ambra ha 2 gol da recuperare all'uomo in meno. Riprende il gioco dunque Romagna, che gestisce questo pallone in attacco con l'uomo in più. C'è fischio da parte degli arbitri per un fallo su Rossi, quindi 9 metri per la squadra ospite. Che segna con Ceso. 6° gol per lui. Ha sfruttato al meglio l'uomo in più. Romagna riportandosi sul più 3 al 25esimo. Ropenas. Maraldi, ancora Raupenas che viene travolto da 2 avversari e c'è fallo a favore dell'Ambra. Maraldi, dei para Caroli, che davvero stasera è insuperabile. 4 minuti e 40 alla sirena. Romagna in vantaggio per più 3, porta vuota per Ceroni. E più 4 di nuovo per Romagna. Chiede il time out Morlacco sul 21 a 25. E 4 minuti e mezzo ancora da giocare. Quanto c'hanno? Piccini, piccini. Vedo piccini, piccini.
dopo il minuto di sospensione Lambra è chiamata a giocarsi l'ultima chance di recupero. Trinci è tornata a difendere la porta dell'Ambra. Lambra nettamente al di sotto delle sue possibilità, quella di stasera. Torna la parità numerica intanto con Di Marcello, che riprende il proprio posto. Ropenas, palla De Stefano e para Caroli. Non si passa Caroli stasera. Tre minuti e 50 secondi al termine. Quattro i gol da recuperare per l'Ambra, sono tantissimi. E sta per maturare una clamorosa sconfitta casalinga. Battuto dalla Romagna, che ovviamente ora non ha assolutamente fretta. Chiedono il passivo e adesso alzano in braccio gli arbitri, ma poi c'è anche la conclusione errata da parte di Romagna. Trinci per Maraldi. Va bene, Maraldi, fallo su Maraldi. Due minuti per Venturi. Uomo in più Ambra. Nove metri per la squadra di Poggio a Caiano. Maraldi. Allora Chiaramonti. Para Caroli e poi Chiaramonti prende il pallone con le mani nell'area avversaria. Dunque fischiano gli arbitri a sancire l'infrazione. Giocatore dell'Ambra. Laggiù Rossi per un fallo subito da parte di Maraldi. 2 minuti e 15 secondi. Alla fine della partita, 4 gol da recuperare, sono un'eternità a questo punto per l'Ambra, che fra l'altro deve subire l'azione offensiva degli avversari in questo momento. C'è passivo, deve andare al tiro Romagna, lo fa con Ceroni che segna. E questo è gol vittoria per Romagna, che va su addirittura il più 5. Cinque gol da recuperare in 1 minuto e 45 secondi. Ci prova Raupenas, il gol non è valido però perché non è stata concessa la regola del vantaggio. Raupenas non è al meglio della condizione, si attarda nel protestare. Adesso gli arbitri fischiano per interrompere lo scorrere del tempo e consentire a Raupenas di andare in panchina. Rilevato da Faggi, non ce la fa Raupenas. Maraldi, Ballini, Faggi, Ambra, Raupenas dipendente, segna De Stefano. Oggi Raupenas non è andato e l'Ambra sta perdendo. 26 Romagna, 22 Ambra, 1 minuto e 15 secondi ancora da giocare all'Extraforum. Questa seconda giornata della pool playoff del girone B nel massimo campionato di pallamano. Passivo e time out chiesto dalla panchina del Romagna, 1 minuto e 2 secondi dal termine.
E dunque inizia ora l'ultimo minuto del match con Romagna che torna ad avere tutti gli effettivi in campo dopo i due minuti scontati da Venturi. Perde palla sul passivo, Lambra si riporta subito avanti, tira naturalmente affrettando i tempi De Stefano, para Caroli, la palla resta a Lambra. Chiaramonti, mancano 45 secondi alla sirena. Maraldi, possibile recupero da parte dell'Ambra a questo punto. Ballini, Faggi, De Stefano, Faggi, Ballini, non va al tiro l'Ambra, non riesce. Poi sbaglia Chiaramonti. 20 secondi a termine, l'Ambra ha perso questa partita. Resta a quota 9 punti. Diventa più difficile a questo punto l'inseguimento al primo posto del Carpi, è un po' meno concreto il secondo posto migliore fra i tre gironi al termine della seconda fase a orologio. Romagna espugna l'estraforum di Prato per 26-22, si rilancia in qualche maniera conquistando i suoi primi tre punti nella seconda fase del campionato. Dall'estraforum è tutto, ci risentiremo fra una settimana perché sabato 22 marzo qui all'estraforum sarà il turno della capolista Carpi contro l'Ambra. È tutto, Massimo Martini vi ringrazio della cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.